Salve a tutti raga e bentornati qui da Mr. Watt in questa nuova puntata di Retro Gamers. Come sapete sono ultimamente alla ricerca di giochi di corsa in cui possiamo spaccare le macchine e da prima avevo notato Demolition Derby, ma non era esattamente il modo in cui volevo spaccare le macchine perché mi sembrava un gioco concettualmente stupido, mentre Demolition Racer, come appunto dice il nome, è il gioco per definizione perfetto, nonostante però Demolition Racer abbia anche la modalità di derby, quindi fine sembra anche dello stesso universo nonostante siano due capitoli separati. Siamo qui con Demolition Racer della ormai morta Pitbull Syndicate, uscita solo per PS1 e PC nel 99. La versione PS1 è leggermente più apprezzata di quella per PC, anche perché è l'unica col multiplayer. Cominciamo subito, senza ulteriori indugi, a spaccarci con le altre macchine. Già qua che vogliono il profilo, va bene. Io direi di cominciare subito con la meta standard Demolition e poi si vedrà. Ma in realtà non saprei questa che ha tutte le statistiche sballate o questa che è più equilibrata. Di solito l'equilibrata è un po' meglio. Chiaramente non mi darà la stessa ebbrezza dei giochi di corsa PS2 dove ci si spacca. Però già su PS1 abbiamo un pochino di vibes buone, dai. E poi qui, a differenza degli altri giochi che abbiamo provato fino adesso, dove potevi anche spaccare le altre macchine, qui devi spaccare le altre macchine, cioè fa parte proprio del gioco. E non ha ancora capito un cazzo che arrivo io. Ma dove vai? Ma dove corri? Fatto che, comunque, ecco, spacchiamo tutto. Grazie, giratemi, giratemi, giratemi. Differenza che ne so anche di Need for Speed, dove se lo fai magari incornisci un attimo gli avversari. Qui no, perché sono ovviamente pronti a essere spaccati forti, quindi c'è anche un po' quel problema. Minchia, vi spacco, come li ho superati. Qua è scorciatoia palese, pennellata male. E levati dal cazzo, così. Danno i punti ovviamente a seconda dell'impatto, ma la tua velocità deve essere maggiore di quell'avversario, se no il punto lo dà l'avversario che ha subito il colpo. Ma è una slitta questa macchina, com'è possibile che slitti così tanto? Bene che siamo su PS1, guardate come brucia come se fosse GTA la macchina. Ma levatevi dal cazzo. Poi alla fine riesco a vincere semplicemente perché riesco a non far bruciare la macchina. Ridendo e scherzando, calmi così. No, no, non passi. Guarda che ti raggiungo, ditemi qua sotto nei commenti quanto vi divertivate con sto gioco perché però mi sta piacendo. Sai perché la CPU qua non prende le scorciatoie? È stranissimo. Ma vi spacco, ma vi spacco. E là, secondo. Beh, per essere alla mia prima mano è mica male. E in realtà possiamo solo fare la modalità Demolition perché l'ultimo vince Demolition Derby, sostanzialmente, che proprio è la modalità che non mi piace, che vorrei evitare per l'appunto, quindi per forza di cose. Quindi cambiamo almeno percorso, almeno questo. E proviamo questa, vediamo come va. Extraction Derby, sì, piccolo lapsus. E siamo carichi. Ma perché io sono appiccicato agli ostacoli? Che terreno birichino abbiamo messo qua, eh. Drifta veramente male sta macchina. Ma li spacco. Sono tutte scatolette queste macchine. Stranissimo, sembra di proprio di guidare delle Hot Wheels. Non so come spiegarlo. Non sembrano macchine realistiche, sembrano macchine giocattolo. Non so se era quello l'intento. Comunque. No, vabbè, no, vabbè, vai, 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 vai. Devi aspettare, Ciccio, no, devi aspettare, no, no, no. Quindi effettivamente da un lato preferivo magari un Need for Speed perché anche se ha concesso spaccare le altre auto, non se lo aspettavano, invece qua sì, per forza che se lo aspettano. E quindi si perde un po' quel momento di rincoglionimento che può essere utile per vincere poi la gara. Ho sbagliato, ma do, si rimbalza. Oppala, dove vado? Ma do, se scivola, ma dai. Manco fosse ghiacciato il terreno, dove credi di andare? Eccomi qua che arrivo! Bravo, bravo, così rimani così. Tanto vi recupero tutti. Pam, 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 pam! Tutti di fila, ma ti spacco, ma cosa vuoi? No, ti bruci, eh! Ti ho deviato, eh! Sono proprio più agguerriti gli avversari rispetto agli altri giochi. Non l'avranno mai vinta! Combatto duro! Ah, quanto mi diverto! Che cazzo volete? Che cazzo volete? Che ti brucio? No, sto per morire, è la fine. Ma poi non ho capito, cioè sono andato molto. Cioè, quella macchina è praticamente ferma, come faccio ad aver preso fuoco io? Gli attacchi epilettici? Ah, ok, non è continuo. Ah, ma sicuro, non pensavo rimanessi così per sempre come su GTA. Ma che cazzo? Ole, ole, ole. Ma che cazzo vuoi? Eccolo lì, il furbetto, ma non me la si fa. Vai a morire, vai a morire. No, perché sono morto? Ma non mi ha colpito nessuno, boh. Oh, abbiamo anche questo. Oh, abbiamo anche la Cruiser, non sapevo. Posso anche cambiargli la skin? No, vabbè. Ah, che figo, il colore libero. E comunque sta bene. Poi, lo sapete che io non sono mai stato bravo con i colori.
Colpito 5. Beh, beh, ti rincoglionisci? Non sai più guidare? Grazie, gentili sì. Ah, ma qui sembra un po' più facile come pista, perché poi tutte le curve brusche mi aiutano gli avversari a farle bene. Bam, arrivo io. Come va? Come va, come va? Ui là, bello. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Ma vattene, va. Ui là, che percorso tutto disastroso. Capisco che... cosa... Grazie che mi fanno rigirare, grazie, gentilissimi. Ho trovato il comando che mi cambia il gameplay. Permesso, sto passando io, grazie. Adesso tutto tranquillo, mi godo passeggiata fino a laggiù. Ui là, forse era meglio la galleria. Sì, vabbè, vai. Però comunque tiene la strada meglio rispetto a quella di prima. Guarda te, oh, ma guarda te. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Sì, vabbè, all'ultimo proprio. Ma perché sono andato molto più veloce di loro? Cosa dite? Ma non è vero. Sì, però qua potevano mettere qualcosa di meno epilettico. Oh, che cazzo vuoi? Ma guarda questo. A 100 di bonus. Pensavo... Per un attimo stavo diventando Mario Kart, bellissimo. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? A me non frega niente di punteggi, voglio solo spaccarli e arrivare primo. Io becco sempre quello spigolo maledetto, oh, è incredibile come l'hanno messo preciso. Esplodi! Ecco, va, litigate tra di voi, io vado. Vabbè, è andata così. Oh, veramente, veramente divertente. Spero che vi sia piaciuto, vi ricordo sempre qua sotto nei commenti pogames.com, dove vogliamo tutti i giochi in profilo Wattpad, scrivo storie, il mio secondo canale Rep Massimo, il mio canale Watti Fantasy, dove ci scoffi i vecchi dimenticati, e il canale di Viola, dove sono in live quasi tutti i giorni. Vi ringrazio come sempre per la visione, e ciao Mr. Watti.